Ragazzi e ragazze, ce l'abbiamo fatta! Siamo tornati in un nuovissimo video dalla nuova postazione e che bello! Oggi siamo di fronte alla finestra con la luce assolutamente naturalissima, quindi niente luci artificiali, niente luci di nessun genere. Sto parlando col mio microfono, non fate caso che guardo ogni tanto sotto, piano piano. Proverò a disabituarmi da questa cosa, però non sono abituata, quindi abbiate pazienza, piano piano, piano piano, e toglierò questo vizio. Solo che, come vi ripeto tante volte, ero abituata ad avere lo schermino, quindi piano piano. Ma andiamo al sodo, andiamo al sodo. Oggi andiamo a registrare uno dei video che vi avevo promesso, quindi oggi vi registro la stesura del fondo. La stesura del fondo è uno dei video che comunque è, ecco perché sono una candida ragazzina dalla pelle struccata con le guanciotte rosse come Heidi. Allora, la stesura del fondo è uno dei video che comunque è molto bello perché comunque oltre a essere molto molto carino, come diciamo, come posso dire, bello da vedere, è bello anche perché possiamo provare dei fondi e inoltre per le persone che non sanno truccarsi o magari hanno difficoltà, che ne so, con la beauty blender o col pennello, diamo qualche consiglio, no? Quindi insegniamo a queste persone un pochettino come bisogna fare per stendere appunto con la beauty blender o col pennello. Come voglio, diciamo, gestire questo video? Lo voglio gestire semplicemente facendo così. Facciamo metà del viso con la beauty blender e metà del viso con il pennellino. Ok? Quindi è una cosa molto molto semplice, facciamo una cosa comunque alla portata di tutti, che tutti possono capire, che tutti possono ripetere. Allora, cominciamo preparando, io l'ho già preparato qui sul tavolo, ovviamente voi non riuscite a vederlo. Mi sono preparata il pennello per il fondotinta, eccolo qua, un pennellino da fondotinta. Mi sono preparata un pennellino per poter spalmare un po' di cipria. Un pennellino più piccolo per il correttore. Ho preparato anche una beauty blender. Ho preparato un correttore. Questo correttore è il Close Up Concealer di Nabla nella colorazione Light Peach. Non so se riesce a mettere a fuoco. Adesso piano piano prendo. Ecco qui, Light Peach. Poi abbiamo il fondotinta di NARS, che è quello che andremo a stendere oggi. Lo avevamo già provato questo, però ve lo farò vedere sia steso con la col pennellino che con la spugnetta, la Beauty Blender. E se sentite un po' di rumori, un po' ASMR perché ho il microfono qui sotto, ma ho cercato di eliminarlo dall'inquadratura, ok? Aspettate che qui, eccolo. Allora, io uso la colorazione del fondotinta numero Light 4 Deville, comunque questa qui, eccola qua, fantastico, mette tutto a fuoco. Adesso prima non metteva a fuoco una cippa di lippa, ora invece ci mette a fuoco tutto. Poi volendo potremmo anche usare una base, questa è quella di Benefit, la base idratante. E poi andremo a fissare il... mi cade tutto. Andremo a fissare il tutto con una cipria. Questa è la cipria compatta di Nabla. Voi sapete, io ho anche la cipria in polvere libera sia di Huda che sempre di Nabla. Ovviamente oggi usiamo la cipria compatta anche per cambiare. Ma prima di iniziare, ragazzi, mi raccomando, un'iscrizione al canale. Perché iscriversi al canale è gratuito, mi aiuta a capire che i miei contenuti vi piacciono, mi sostenete e io di questo
Vi ringrazio tanto. Seconda cosa, mi raccomando, attivate la campanellina perché la campanellina serve per restare aggiornati su tutti i nuovi video che escono sul canale. E terza cosa che vi chiedo, e promesso che è l'ultima, mettete un like per tutti i video che stanno uscendo, per l'impegno che ci sto mettendo, per questa postazione che ho creato per potervi dare maggiore qualità. Quindi un like per me. Grazie se l'avete fatto. E quindi adesso andiamo a iniziare questa meravigliosa stesura del fondo. Allora, da dove cominciamo? Iniziamo subito subito dal mettere il primer. Io vi consiglio di mettere un primer quando fate queste cose. Perché ve lo consiglio? Un primer che cos'è? Non è altro che una crema che va, diciamo, a dare, diciamo, quel senso di attaccaticcio alla pelle, dove il fondotinta appunto si va ad aggrappare. Ok? Quindi io ho scelto un primer idratante, come vi dicevo, questo qui di Benefit. Questo appunto è un primer per la mia tipologia di pelle, ma esistono primer appunto per pelle secca, per pelle grassa, quindi voi andate a scegliere il primer che è un pochino più adatto alla vostra tipologia di pelle. Come si mette il primer? Si mette un po' come se fosse una crema, diciamo vi dovete fare un po' un massaggino. Ve lo mettete un pochettino sulla mano, ok? Allora, intanto vi chiedo scusa se in questi primi video l'audio è troppo forte, ci sono dei rumori, boom bam, bim bam, ci possono essere dei... No, non è ancora perfetto. Sappiate che mi sto, diciamo, sistemando, ok? Piano piano tutto migliorerà. Comunque fatemi sapere, nel senso, fatemi sapere se effettivamente vedete l'audio migliorato, se vedete il video migliorato. Se effettivamente vedete queste migliorie, fatemi sapere tutto, ok? Se avete consigli riguardo a quello che sto facendo, voglio sapere tutto. Se vedete che guardo da questa parte, è perché qui c'è il mio specchietto. C'è il mio specchietto. Scusate i rumori, ma è crollato qualcosa. Ecco qua. Bene, continuiamo. Allora, vado avanti, metto il primer e lo vado a stendere su tutta la faccia. Quindi mi raccomando, scegliete sempre il tipo di primer per la vostra pelle. Che pazienza. Provo a fare una cosa, metterci un po' più peso, forse è troppo pesante il microfono. Provo a fare così. Allora, dicevo ragazzi, quindi mettiamo questo primer. Scusate, prove tecniche ancora della postazione, quindi abbiate pazienza, piano piano tutto migliorerà. Metto il primer. Una volta steso il primer, andiamo quindi a iniziare con il fondotinta. Allora, iniziamo con la stesura con la Beauty Blender. È una delle stesure più, diciamo, più semplici con la Beauty Blender, ok? Quindi prendiamo il nostro fondotinta. E io vi consiglio sempre di mettere il vostro fondotinta sulla mano. Ok, mettete qualche pump sulla mano e poi lo prendete con la spugnetta in questo modo. Ok, e andate io qui a picchiettare su tutta la faccia. Mi raccomando, quando stendete il fondotinta con la Beauty Blender, dovete picchiettare. Ok?
cosa importantissima. La cosa importante anche per quanto riguarda la Beauty Blender è tenere la Beauty Blend umida. Quindi non andate mai con la Beauty Blender asciutta, ma andate con una Beauty Blender leggermente umida. Vedete? Poi vabbè, il fondotinta di NARS è proprio buono di suo. Però voi comunque, questo è un fondotinta che ha una media coprenza, ok? Quindi vi dà una coprenza che diciamo toglie i rossori, ma di certo se avete delle grandissime sì, ok. Scusate, avevo dei dubbi sul fatto che il microfono stesse funzionando in questo momento. E, se avete, diciamo, molte imperfezioni, dovete trovare un fondotinta che sia un pochettino più coprente. Ok, questo è il risultato. Ok? La cosa importante, come vi dico sempre, quando fate la base è fare prima di qualunque cosa è l'idratazione, quindi prima mettere la crema, fare il vostro passaggio idratante solito. Ok? Quindi questo è, diciamo, il risultato con la stesura, questo qui, con la Beauty Blender. Adesso facciamo la stessa cosa con il pennello. Prendo sempre un po' di fondotinta e prendo un pennello con queste setole. Vedete? È un pennello con delle setole abbastanza strette, di questo genere. Non fate caso, è solo macchiato, non ha nulla di strano. E vado così. E anche con il pennello cercate comunque di non andare tanto a tirare il prodotto, cercate comunque di picchiettarlo. Perché se lo tirate rischiate di farvi delle strisce. Quindi cercate sempre di picchiettarlo. E comunque, anche nel caso in cui vi si formassero delle strisce, cosa importantissima, un trucchetto che vi do: quando applicate il fondotinta con il pennello, dovete poi prendere la spugnetta umida, quindi la Beauty Blender oppure una spugnetta qualunque, una spugnetta leggermente umida, e andate a tamponare il lavoro appena fatto. Facendo così, qualunque, diciamo, righetta che vi si sia creata, qualunque problema, no, il pennello abbia fatto, andrà via. Quindi voi fate tutta, diciamo, la stesura con il pennello e poi ci passate la spugnetta. Ok? Ok. Fatto questo, praticamente, come vi dicevo, voi non dovete fare altro che prendere la spugnetta e per evitare strisciate, allora, considerando che un buon pennello non vi farà strisciate, non vi darà righe, non vi darà nessun problema, ma per evitare che il pennello possa lasciarvi striature sul viso, una volta fatta la stesura col pennellino, voi prendete la vostra Beauty Blender e andate a tamponare tutto il viso e andrete quindi ad uniformare tutta la questions. Ok? La cosa importante quando stendete il fondotinta, le cose importanti quando stendete il fondotinta sono principalmente due: l'idratazione e portare il fondotinta sia un pochettino sugli occhi e
sulle orecchie e nel collo. Il fondo non deve esserci stacco, quindi cercate sempre di allungare il fondotinta anche nelle zone, diciamo, dove ecco, dove sono scoperte, no? Quindi fondamentalmente nelle zone che non coprite con gli abiti. Ok? E questo è fondamentalmente il risultato. Quindi abbiamo fatto questa, la stesura con il pennello, questa, la stesura con la Beauty Blender. Il risultato mi sembra più o meno uguale. Non mi sembra che il fondotinta si sia comportato diversamente rispetto a una parte o nell'altra. Forse, guardandomi nello specchio, preferisco leggermente la stesura, perlomeno per questo fondotinta, preferisco la stesura con la Beauty Blender, ma in generale è un fondotinta che si comporta molto bene in entrambi i casi. E quindi, fatto questo, poi, vi dicevo, andiamo a mettere un po' di correttore. Il correttore è una cosa che va messa in questa zona qui. Qui e qui. Per cosa serve fare questa cosa? Serve ad illuminare e alzare lo sguardo. Ok? Quindi, una volta fatta questa cosa, voi andrete appunto a dare questa impressione che lo sguardo sia più liftato. Ovviamente, per chi come me non ha particolari occhiaie, può mettere un correttore, diciamo, ecco, magari solo un tono più chiaro, solo per illuminare. E eventualmente voi avete delle occhiaie particolarmente, come si dice, forti, dovete andare in base al colore. In base al colore che avete, ci saranno se ce la faccio, ragazzi. Ci sono dei colori che le vanno ad annullare. Per esempio, il verde va a eliminare i rossori, quindi per dire, no? Dovete un attimo capire qual è il colore che le va ad annullare. E allora, quindi vado a mettere un po' di sì, adesso sto dicendo fondotinta di nuovo. Metto una puntina qui e una qui. Qui e qui. Ok, ragazzi, quindi questo, e poi prendo, questo è un pennellino anche abbastanza grande per il correttore, ma va bene anche, e vado, come vi ripeto, se vedete che guardo qui è perché ho lo specchio. Ovviamente fatemi sapere cosa notate, se notate differenze rispetto all'altra postazione, se non le notate, se effettivamente l'audio è migliorato, se vedete la luce migliorata. Ok? Io voglio sapere tutto, tutto. Quindi mi raccomando, giù nei commenti, sfogatevi. E ditemi tutto quello che pensate. Quando porto il correttore sull'occhio, lo faccio perché mi va a creare la base per poi andare a mettere l'ombretto. Oggi non andremo a mettere l'ombretto, però in generale, se io devo fare un trucco e non ho un primer occhi, il mio correttore mi andrà a fare da base. Anche nel contorno occhi non vado a tirare il prodotto, lo vado a picchiettare, perché picchiettando non creo strisciate. Potete anche sempre fare la stessa cosa con la punta della spugnetta, quindi fare questa cosa qui. Ok? Il correttore si può anche sfumare con una spugnetta così. Vi consiglio anche su Amazon di prendere quei set che vi ho fatto vedere
l'altra volta nella collezione make-up. Quei set di spugnette di Beauty Blender, quelli hanno anche le spugnettine piccoline, Beauty Blender piccole, sono ottime per andare nel contorno occhi, sono morbide e sono fantastiche. Ecco, ragazzi, abbiate pazienza, mi abituerò a questo microfono, un attimino di pazienza. E quindi voi con questo andate proprio nel contorno occhi e riuscite bene a picchiettare. E quindi abbiamo messo anche il correttore. Una volta fatto questo, voi avrete una base molto luminosa. Questo lo fa il correttore, scusate, lo fa proprio anche il fondotinta di NARS, che è abbastanza luminoso. Questo è un effetto che può piacere o non piacere. Voi potete prendere tranquillamente un fondotinta un pochino più mattificante, quindi meno luminoso. A me questo effetto piace. Ok? Quindi arrivati a questo punto, se non dovete applicare contouring, blush, tutte queste cose in crema, possiamo fissare la base. Ok? Quindi arrivati a questo punto, prendo la famosa cipria di cui vi parlavo, questa qui. Se non dovete applicare appunto nessun prodotto in crema, potete procedere con la cipria. Quindi vi dicevo, prendiamo questa qui. In questo momento vado ad applicare la compatta di Nabla. Questa è la Close Up Light, questa qui. In questo caso, con queste inquadrature, vedo che riesco a farvi vedere anche meglio i prodotti. Quindi spero che anche, per esempio, farvi vedere le palette, i colori, spero che riesco a farveli vedere un pochino meglio, ma soprattutto in modo più realistico. Per esempio, la base in questo momento si vede molto bene, molto luminosa, molto molto bella. Speriamo che quando farò i trucchi, come vi ripeto, vi ho detto prima, è tutto in fase di sperimentazione, per me è tutto nuovo, quindi se volete dare consigli, sfogatevi nei commenti. Allora, prendo un pennellino così, di questo genere qui. Questo in questo caso è il numero Contour Brush, per fare il contouring, ma io lo uso per la cipria, va benissimo comunque, quindi comunque per una polvere. Ne vado a prendere un pochettino così. Ok? E lo vado a mettere intanto nel contorno occhi. Ok? Vado a fissare il contorno occhi. Se non siete sicuri, toccate. Io di solito ho questo trucchetto, quando non sono sicura se il prodotto è fissato, vi dovete toccare, perché se diciamo è appiccicoso, vuol dire che non è fissato bene. Io almeno me ne rendo conto così quando un prodotto non è fissato. Andate sempre con la cipria in modo graduale, perché andando in modo graduale non eccederete e il risultato sarà più bello e non vi darà effetto mascherone. E come vi ho detto prima, poi tastate un pochettino e vi renderete conto che è fissato. E questo fondamentalmente è il risultato di una base terminata. Guardate, è molto molto luminosa, è molto molto bella. E nulla, praticamente il video è terminato. Noi abbiamo fatto la stesura fondo appunto facendola con il pennellino e con la Beauty Blender. Quindi ricapitoliamo le principali differenze. Il pennellino
Allora ragazzi, scusate se c'è una voce fuori campo e se magari la mia voce non andrà, diciamo, di pari passo con le immagini, ma ci tenevo a chiarire la questione della differenza tra la Beauty Blender e il pennello. Qual è la maggiore differenza? La maggiore differenza è che il pennello garantisce una maggiore copresa, quindi per chi magari soffre di imperfezioni sul viso, macchie, ok? Col pennello e magari anche un buon fondotinta avrà una maggiore copresa. Con la Beauty Blender la copresenza ci sarà comunque una buona copresenza, ma in più la Beauty Blender avrà anche una copertura molto più naturale e molto più modulabile. Ok? Questa è la maggiore differenza che abbiamo sulla Beauty Blender. Poi il trucchetto di avere un buon pennello e passare la Beauty Blender sopra per poi poter, diciamo, eventualmente togliere le strisciate che fa il pennello, quella è una cosa in più, è un trucchetto che vi ho dato io. Ma in generale un buon pennello non vi crea striature. Ok? E niente, abbiamo visto quindi l'applicazione del fondotinta, abbiamo visto l'applicazione del correttore, abbiamo visto come si crea una base completa. Più che altro la stesura del fondo, perché poi fondamentalmente la base completa sarebbe anche con contouring, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che più o meno abbiamo visto come si fa la stesura del fondo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, seppur con rumori di qua, rumori di là, inciampi, ma inciampi vari, però come vi ho detto sono ancora in fase di sperimentazione con la nuova postazione, quindi spero che comunque il video vi sia piaciuto, spero che comunque possa essere d'aiuto a qualcuno che è ancora alle prime armi, che possa aver dato qualche spunto, qualche consiglio alle persone che non sanno, magari non conoscono, sono appunto all'inizio. E niente, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag rumori del microfono. vabbè, scherzo ovviamente. Io a questo punto vi ringrazio. Vi ricordo di seguirmi su Instagram e su Facebook per rimanere aggiornati su tutte le nuove uscite dei video. Tenete sempre presente che non avendo una programmazione settimanale, io quando devo far uscire un video vi avviso lì, vi avviso su Instagram, vi avviso su Facebook, cerco comunque di mandarvi degli avvisi su quando uscirà, che cosa uscirà, a che ora. Ripeto, ultimamente i video stanno uscendo verso le 9 della mattina. Siete liberi di farmi sapere giù nei commenti se avete una preferenza, nel senso se preferite che escano il pomeriggio, che escano la sera, se escono un orario diverso. Quindi mi raccomando, fatemi sapere tutto. E niente, io a questo punto ho finito. Vi ringrazio ancora di tutto, grazie per il supporto per gli altri video e vi mando un bacione grande grande e ci vediamo presto col nuovo video. Ciao!